Amici di Moto.it, benvenuti, bentornati anche al nostro Moto Festival, ma soprattutto diamo il benvenuto alla dottoressa Roberta Bruzzone. Un saluto a tutti i biker. Perché voi sicuramente conoscete la dottoressa Bruzzone per i contenuti su internet, per quello che riguarda la criminologia e la psicologia, le sue presenze anche televisive, per la sua attività di criminologa e di psicologa. Certo. Noi questa volta parleremo di argomenti ben più leggeri, per una volta lasciamo le aule dei tribunali e ai crimini da un'altra parte e parliamo di motociclette, ovviamente, perché forse non tutti voi sapete che la dottoressa Bruzzone... Infatti diciamo parlano da soli, un'immagine vale più di mille parole, diciamo. È un'appassionata motociclista, insomma. Sì, appassionatissima, tre moto qui... E una in arrivo. E una in arrivo, lo svegliamo alla fine. No, vabbè, lo svegliamo alla fine, ok. Dottoressa, lei in cosa è laureata? Io sono laureata in psicologia, forense, clinica e poi ho una serie di specializzazioni in ambito criminologico, sulla parte del soprologo tecnico sulla scena del crimine e analisi comportamentale. Il suo lavoro è anche la sua passione? Sì, sicuramente sì, sono riuscita nella, diciamo, importante impresa di unire le due cose, quindi insomma, come dicono spesso, quando il tuo lavoro è la tua passione non lavorerai neanche un giorno. In realtà si lavora parecchio, ma certo la passione fa il suo ruolo, insomma, fa la sua parte. E le moto? E le moto sono l'altra grande passione, il lato oscuro, diciamo, della forza. Questa era, diciamo, l'altra parte, insomma, è una passione che mi accompagna da tutta la vita e spero che continui ad accompagnarmi per il resto della vita. No. Qual è la tipologia di utilizzo della moto? Qua vediamo moto in allora, realtà. Qui sono moto molto diverse. Qui ho un Fat Bob 114, completamente rifatto e rivisto. Poi ho uno Sportster S col nuovo motore della Harley Davidson. E poi quest'estate ho comprato anche una Buell XP 12S. E poi in arrivo c'è un altro bel mostro, insomma, di quelli veramente seri. Quindi è un uso un po' promiscuo. In passato era più un uso da velocità, insomma, più diciamo uno stradale un po' estremo. Ragazzi, dottoressa, il gas va veramente. Sì, eh? Sì, diciamo che sì. Sempre in sicurezza, però è sempre dove si può correre, sempre in maniera assolutamente responsabile. Cioè, no, ci mancherebbe altro. Le follie non mi appartengono. Poi l'altra parte invece, diciamo più recente, cioè da quando abbiamo preso le Harley io e mio marito, è più legata ai viaggi, lunghi viaggi, sia in Europa che nel resto del mondo, in particolare negli Stati Uniti. Quindi è più un uso, diciamo, dedicato al lungo viaggio, quindi maciniamo migliaia di chilometri e lo facciamo appunto più nel mondo più Harley Davidson. Il mondo più stradale invece era quello che poi sveglieremo, che poi è un po' la mia storia, perché io arrivo da quel mondo lì. Ma qual è il viaggio più bello, più affascinante che ha fatto e quelli che invece ricorda con minore interesse? No, tutti i viaggi che ho fatto in moto, devo dire, li ricordo con estrema nostalgia e con estremo piacere, perché sono state esperienze meravigliose. Cioè, credo che i giorni più belli della mia vita io li abbia passati in moto, nel senso che sono esperienze fantastiche. Certamente tra tutti i viaggi che ho fatto, probabilmente quello che abbiamo fatto nel 2019, poco prima che scoppiasse l'incubo Covid, e negli Stati Uniti, dove abbiamo fatto un giro molto ampio, quasi 10.000 km, si chiama Wild West Tour, e abbiamo fatto tutti i deserti, quindi California, Arizona, Nevada, Utah, Colorado, tutti i parchi, insomma è stata una bella avventura. Insomma, veramente un sogno. Non ce n'è uno invece? No. Quest'estate abbiamo fatto un giro, siamo andati al 120° anniversario dell'Harley Davidson a Budapest, abbiamo fatto un altro bel giretto anche lì. Io ho usato questa qui, insomma. Tutti mi dicono che sia impossibile viaggiare con questa, invece in realtà lo Sportster S puoi fare qualsiasi cosa. È chiaro che ti deve piacere andare in moto e devi essere una persona che non si lamenta facendo esatto. Quello sì, obiettivamente. Si può viaggiare con tutto, a mio modo di vedere. Sì, io ho visto gente viaggiare col ciao, quindi cioè non... Sotto questo aspetto credo che non ci siano assolutamente limitazioni. È quello che c'hai qui dentro che ti fa viaggiare prima ancora che quello che hai, diciamo, sotto le chiappe. Da solo o in gruppo? Guarda, io non amo molto il gruppo, io prevalentemente viaggio con mio marito, quindi viaggiamo in due, lui attualmente ha una Pan America dell'Harley Davidson e viaggiamo molto volentieri in due perché abbiamo ritmi di viaggio abbastanza sostenuti, è un po' difficile in gruppo riuscire a gestire quel tipo di ritmo, insomma io non amo molto le pause, non amo perdere tempo, non appartengo al gruppo di persone che vanno in moto per poi mettere i piedi sotto il tavolo e mangiare e poi tornare a casetta. Quindi a me piace fare chilometri e quindi insomma abbiamo provato l'esperienza gruppo soprattutto nel mondo Harley, ma non è, diciamo, a me non ha convinto e quindi viaggiamo prevalentemente io e lui oppure con pochi amici che hanno però lo stesso stile di, diciamo, di guida, lo stesso approccio alla guida e soprattutto amano fare chilometri perché sennò diventa un po'
noioso a mio modo di vedere. A me piace proprio stare in moto, guidare la moto. Non... Se vado in moto, sì, voglio andare in io moto. Io voglio stare in moto, cioè mi devo proprio sparare per farmi scendere. Ecco, insomma, questo è un po' il concetto. Quindi non a tutti piace andare in moto così, io lo comprendo, quindi facciamo esperienze un po' più legate a me e a lui, che invece abbiamo questo tipo di stile. Anzi, per certi versi lui è anche mi ritiene anche fin troppo esagerata, perché io mi fermo solo per fare benzina, stop. E si riparte. Poi. Quindi non amo perdere tempo, cioè mi piace proprio andare in moto, fare tanti chilometri. Quindi il gruppo è un po' limitante sotto questo aspetto. Vabbè, condivido, perché anche io amo viaggiare, non dico in solitaria, ma praticamente quasi. Soltanto... Diciamo o con mio marito o per i fatti miei. Con più condividi. Sì. Vedo che fai tantissimi chilometri. Sì. All'interno di questi tanti chilometri che fai ogni anno, magari in tutti questi anni che di militanza motociclistica, ti sei arrivato un momento in cui la cosiddetta close call, no? Il momento in cui, ah cavolo, sto per cadere. Guarda, è stato un momento, forse l'unica volta che ho rischiato veramente la pelle in moto è stato nel 2018, e avevo il Fat Bob. Eravamo con un nostro amico BMWista, abbiamo fatto i passi su, diciamo sopra, eravamo allo Spruga per intenderci. Nello scendere un po' allegri, ok, lo Spruga non ha protezioni, quindi è abbastanza ricordo. Stronzetto come percorso. Nello scendere, vabbè, ma ripeto, in sicurezza, cioè andandoci come sai andare, però scendendo saliva uno con una macchina e una roulotte. Nel passare si è completamente allargato e la roulotte ha invaso completamente la corsia lato mio. Mio marito era dietro, io stavo davanti, lì proprio ho avuto quell'attimo che non scorderò mai più nella vita. Se poco poco chiudevo, era finita. Mamma mia. Era finita. Cioè lì proprio ho avuto la percezione di è finita l'avventura, arrivederci. Invece l'istinto del motociclista cosa ti porta a fare? Aprire. Gas aperto. Come va. Ma allora io è vero apro. Che nell'incerto sì, viene aperto. Io nel dubbio apri. Nel dubbio apri un po' la regola d'oro. È andata bene, cioè la moto praticamente ha saltato, cioè ho fatto un pezzo nel vuoto. Mio marito l'ha vista sta scena e si è terrorizzato lui. Per fortuna poi, mentre passava lui, la roulotte si è richiusa, quindi lui è riuscito a passare, perché all'epoca aveva il CVO dell'Harley, la Street Glide, che quindi era moto anche abbastanza sì. Ingombrante. Quindi lui è riuscito a passare. Io proprio ho saltato nel vuoto, perché non c'era neanche la protezione. Là poi, per fortuna, il bel gommone che c'ha davanti, questa, ha ripreso aderenza immediatamente dopo, quando ho passato la roulotte, e quindi ho ripreso la strada rimanendo lucida. Però lì è la volta in cui veramente ho sentito che potevo non farcela. Cos'è che ti ha salvato? L'esperienza? L'istinto del motociclista e l'esperienza di non avere paura e apri. Se poco poco lì avessi avuto un'esitazione non saremmo qui a parlarne oggi. Mamma perché mia. Sì, non c'era nessuna possibilità di sopravvivere. Cioè o passavo, quindi o saltavo oppure o morivo perché non c'era. No, perché non c'era protezione. Cioè, certo. lì se finisci nel burrone, cioè, come ciao, fai? Ciao, arrivederci. Ciao. Lì è stato un momento, devo dirvi, che non dimenticherò per il resto della vita, ed è l'unica volta in cui ho percepito davvero di rischiare la pelle in moto. Sì. Per il resto grosse cose non mi sono mai successe, perché ho sempre avuto comunque un approccio responsabile. Sì, no, ma poi capita, con la massima responsabilità capitano sempre a tutti gli imprevisti. A me per strada fa paura gli altri, fanno paura gli altri, no? Perché comunque c'è gente che guida oggi in maniera veramente folle. Tant'è vero che, ripeto, noi cerchiamo sempre di fare percorsi lunghi, utilizzare comunque sempre la moto con responsabilità, però obiettivamente devi sempre avere 8.000 occhi. Quella fu l'unica volta in cui obiettivamente non avevamo corso rischi, cioè tranquillamente se la strada era libera, non era neanche un giorno di particolare traffico, quindi si poteva andare. Chiaro che per un motociclista fare i passi, no, è un po' l'elemento che ti diverte di più, nel senso certo. Che sono curvette veloci. Lì me la sono veramente vista brutta. Quando poi mi sono fermata a fondo valle, siamo un attimino... Un attimino l'ho smaltita, insomma, perché io ho proprio capito che è sì, un attimo. Era andata, sì, è andata bene, sì. Che veramente le sliding sì, doors. Sì, con quei momenti che dici, ok, adesso che fai? Ma ho avuto proprio la percezione al secondo di dire, qui apri. Cioè, la mia testa mi ha dato quell'impulso e l'ho seguito fortunatamente, altrimenti non sarei morta. Posso far vedere il suo gomito? Certo, quale? Quello che scritto. Rob Rider, che è la stessa scritta che trovate qui. Sì, queste sono tutte Rob Rider. Uno, due, tre e mo arriva la quarta. E mo arriva la quarta che lo diciamo tra un poco. Lei secondo me è la persona più adatta a spiegarci perché è così piacevole
andare in moto. Perché a me spegne la testa, è l'unica cosa che mi fa spegnere la testa. Io faccio un lavoro dove la concentrazione, l'impegno, insomma, cognitivo ed emotivo è abbastanza certo. rilevante, tutti i giorni, da 25 anni, quindi... E vedo il peggio del peggio che, insomma, che l'umanità può proporre. Quando sono qua sopra, quella parte della mia mente si spegne. Fantastico. Si spegne. Si spegne e si attiva tutta quella, diciamo, dove la dopamina scorre a fiumi e quindi mi ricarico di tutte le brutture che vedo nella mia quotidianità. Quando salgo qua sopra passa tutto. Quindi non è... Anche quando devo prendere decisioni di un certo rilievo, anche per i casi che tratto, e ho bisogno di sgombrare la mente perché devo riorganizzare le informazioni, tante volte mi è successo che dopo un bel giro in moto la situazione è diventata più... Cioè mi si è palesata una soluzione, un'interpretazione, una chiave di lettura, perché la mente si era scaricata da tutta una serie di informazioni, evidentemente anche troppo, diciamo, esorbitanti. Il giro in moto per me è proprio quell'aspetto lì, cioè la mente quella parte della mia mente che si spegne e finalmente torno a essere Roberta, solo Roberta. Secondo lei questo approccio, o comunque in generale... Però ti deve piacere, ci devi nascere questa roba. Secondo me pure. Perché il problema grosso è che molta gente, soprattutto molte donne, un po' anche per via degli stereotipi di genere, sono abbastanza lontane dall'idea di considerare di diventare motocicliste, no? Perché tradizionalmente è un mondo legato al maschile, un mondo declinato al maschile. Tanto è vero domanda. Che a me una roba che mi fa girare tantissimo le balle, cioè detto proprio in termini tecnici, è che tanto spesso, io vado in moto, no? Da tanti anni, ormai anche pubblicamente, nel senso che la gente lo sa, ma prima, soprattutto prima, tante volte la domanda che sorgeva quando io facevo le foto in moto è: ah, vai con tuo marito, come se io fossi la zavorrina di qualcuno, perché? Che è una roba, cioè, ma perché? Aberrante, perché nella testa di molte, soprattutto donne, se tu vai in moto vuol dire che tu la moto non la porti, vai come passeggero, che è una roba aberrante, quindi era una roba che mi faceva incazzare come una iena, tant'è che rispondevo: no, guarda, guida Babbo Natale e a volte anche la renna, dipende un po' dalla situazione e dal tipo di percorso. Perché era una roba che però ti tradisce proprio quelle, vedi che poi alla fine si incrociano i miei mondi, tradisce proprio quell'aspetto culturale, educativo, stereotipico, che va a portarti proprio a pensare che una donna in moto sia ancora qualcosa di eccezionale, quando in realtà, ragazze, cioè mica te la devi portare in spalla la moto, cioè bisogna solo imparare a guidarla e devo dire che è un ottimo esercizio per l'autostima. Nella sua carriera lei vede tante cose poco piacevoli e che possono essere dei veri e propri incubi. Lasciamo da parte questi temi, ma parliamo di incubi. Qual è il suo incubo peggiore in motocicletta? In motocicletta il mio incubo peggiore? Le macchie d'olio per strada. O il ghiaccio magari. Che ma se sul ghiaccio è tanto quanto, perché se c'è ghiaccio è difficile che io mi metta in moto. Sinceramente non mi piace guidare né nella pioggia né sul ghiaccio, quindi non è proprio un'esperienza, no, difficilissimo che vada a fare un'esperienza di quel tipo lì, perché non mi sento sicura e per come vado io sarebbe una roba pericolosissima. Prima parentesi, nella neve è vietato andare. No, infatti non è proprio qualcosa, non mi è mai successo, quindi sinceramente. La pioggia forte, quello sì, sempre in America, un altro giro negli Stati Uniti, abbiamo beccato un tifone, eravamo dalle parti di Terre Haute, vicino a Indianapolis, eravamo stati poi a vedere il circuito, è arrivato un tifone Harry, sì, meraviglioso, abbiamo visto anche Laguna Seca, ragazzi, Laguna Seca, cioè Cavatappi, lo vedi dalla TV, un discorso, lo vedi da lì, è un altro mondo proprio, cioè devi avere davvero... Pelo. Eh sì, mettiamola così, diciamo, pelo. Manico ecco. Manico ma vero, ragazzi, cioè perché è proprio scende proprio aiutami a discende, cioè proprio è così. E lì eravamo andati a vedere il circuito di Indianapolis, tornando è arrivato improvvisamente, da che il tempo era meraviglioso, un tifone spaventoso. Io all'epoca avevo uno Sposter 1200 dell'Harley, totalmente nudo, e ci infilammo in una strada dove praticamente non c'era modo di ripararsi, non c'era neanche una gas station, niente, quindi abbiamo fatto tipo una cinquantina di miglia tutte sotto un'acqua spaventosa, e lì obiettivamente un po', insomma, era un po' problematico, perché non tanto per la moto in sé per sé, ma per il vento, acqua e vento, non vedevi niente, in più c'erano questi truck in America, questi camion che vanno a velocità folli a 2000. Sì, e quindi lì obiettivamente è stato un po' forte, anche andando a Praga abbiamo beccato quasi 200 km d'acqua, quindi guarda, 200 veri, siamo arrivati che eravamo completamente strizzati, insomma, però la moto regge senza problemi, cioè se tu ti concentri lo puoi fare, insomma.
sono esperienze che ti capitano, perché non c'è. Se avessi immaginato di beccarmi 200 km d'acqua, forse avrei atteso un altro giorno per fare sto giro, ma tante volte il meteo cambia improvvisamente. Assolutamente. Però ghiaccio, devo dire, no, non mi è mai successo, perché non ci guido sul ghiaccio. No, no, può capitare magari in una strada, la classica curva all'ombra. Sì, dove... quelle lì sono un po' quelle. Ma infatti sì. Quello è la macchia d'olio. La macchia d'olio è un po' un problema, soprattutto se la becchi che sei... Che sei un po' allegro sulla staccata, lì è finita proprio. Ciao cuore. Qual è la parte, la domanda che mi sono scritto da casa, questa qua, perché sì. È una cosa che volevo chiederle da un po' di tempo. Qual è la parte di passione e qual è la parte di narcisismo nell'avere, nel guidare? Beh, onestamente l'idea di guidare delle moto, che insomma, che già farebbe... Sarebbe difficile guidare per un motociclista maschio nella maggior parte delle cose. Per me è una, cioè, l'idea è un po' un limite, no? La moto è quel limite che sfidi, okay. E che in qualche modo per riconoscerlo devi attraversare, no? Cioè, e quindi per me è anche un modo per dire sei ancora in grado di fare qualsiasi cosa. Ecco, un po' un modo, l'aspetto narcisistico mio che si nutre è questo, cioè della serie sono ancora in grado di fare delle cose che la maggior parte degli esseri umani non potrebbe fare, ok? Chiaro. E quindi questo obiettivamente è un po' l'elemento che mi rassicura e mi porta a nutrimento narcisistico, mi porta a dopamina, insomma. Ma non è un problema di sfoggiare una cosa, è proprio un'idea di riuscire a fare quella cosa. Okay. L'autostima, una gratificazione propria. Sì, ma non perché devo far vedere agli altri, è che faccio vedere a me che sono ancora in grado di farlo. Quindi l'autostima del resto ha a che fare con l'affrontare delle cose e superarle, no? Chiaro. E quindi questo per me è un viaggio dell'autostima, per questo motivo, che finché sarò in grado di domare queste belve, evidentemente ancora avrò la mia da dire, insomma, no? Anche negli altri ambiti della mia vita. Il giorno in cui dovrò scendere definitivamente dalla moto, credo che sarà il giorno peggiore della mia vita. No, ma non accadrà. Dottoressa, social, emulazione, pericoli e anche motociclette. Vediamo tanti video di ragazzi su YouTube che fanno delle cose che secondo me non sempre... No, folli, proprio perfetti, folli, assolutamente Qual pericolose. Qual è il rischio? Quanto conta il fattore emulazione e il fattore rischio? Come gestire questa, se vogliamo, deriva, tra virgolette, dei social? Ma guarda, io credo che l'unico modo sia quello che le piattaforme si decidano a impostare, diciamo, i controlli che hanno e che possono fare tranquillamente nel impedire il caricamento di questo tipo di contenuti, perché le sfide con moto, motociclette, motorini, auto, tutto questo, diciamo, queste condotte assolutamente rischiose online sono ormai diffusissime. Purtroppo acchiappano molti like, e questo aspetto spinge chiaramente a emulare questo tipo di condotte. Qui vicino, a casa mia, è successo l'incidente degli youtuber, quello diciamo, perché è a 2 chilometri da qua il punto in cui è avvenuto l'impatto terribile che è costata la vita a un bimbo. Quindi chiaramente l'invito è, ragazzi, questa roba qui va bene se ci girate, se fate dei viaggi, anche se andate in pista, divertitevi, però attenzione, perché questa roba non si gioca. E perdere il controllo di questi mezzi è veramente un attimo. Rischiate non solo di restarci secchi, ma anche di avere danni permanenti e di causarli ad altri che hanno l'unica colpa di incrociare il vostro cammino nel momento sbagliato. Quindi guidate consapevolmente, ripeto, questi non sono giocattoli, e usarli in maniera irresponsabile è veramente criminale. Passiamo ad altro. Sì. 3 moto in garage. E una in arrivo. Ecco, quella in arrivo. Dottoressa, posso farla arrabbiare? No, non mi parlare male della Ducati. Ma non parlo soltanto benissimo della Ducati. Ragazzi, sta per arrivare in questo garage una Ducati Street Fighter V4 1100 S, colore nero. Nero e carbon black. Cioè, sì. Una moto bellissima, 208 cavalli. Sì, 180 kg. Ma c'ha più cavalli che chi? Ma perché non ha preso la V2? Che ha 150 cavalli, mica sono male 150 cavalli. Ragazzi, nella vita i cavalli non bastano mai. Risposta... Non si è mai abbastanza ricchi, abbastanza giovani, abbastanza belli, abbastanza magri, non si è mai abbastanza cavalli, ricordatevi. Vabbè, la potenza non è mai abbastanza, no, come no, dicono i piloti. No. Vabbè, mi faccio perdonare, lei ha scritto, se non vado errato, 11 libri. Sì, 11 o 12, sì. Quelli che ho visto sul sito, poi magari sbaglio. Tutti libri ovviamente che strettamente correlati mondo, certo. alla sua professione, quindi... Sì. Un giorno però lo scriverò un libro sulle moto. Ma lei continua sempre a anticipare le mie domande, è così, io perché leggo inutile, leggo nella mente da profiler, esatto. So già dove vuoi andare a parare ancora prima. Quindi titolo e trama. Sì, titolo on the road è già stato utilizzato, mi sa. È già stato utilizzato, vabbè, la
diciamo, cambieremo allora il titolo, insomma, titolo sperimentale on the road, okay. Trama, un lungo viaggio sulla strada e dentro la mia mente, insomma. Mi svelerò proprio attraverso i miei viaggi in moto. Benissimo. Dottoressa, grazie mille, grazie amici di Moto.it del Motifester per averci seguito. Mi raccomando ragazzi, guidate con responsabilità. Grazie. Grazie a te.